Thank you.
giornata. Ci troviamo nelle Filippine, nell'isola di Cebu, al centro del Bethlehem Daycare Center. È un'istituzione per bambini i cui genitori per sopravvivere devono frugare sulle immondizie. Abbiamo qui questo ragazzino, John Tevez, di 4 anni, David, amici in Italia, sono stati molto generosi nel raccogliere una somma per aiutare questo bambino a poter camminare normale e possibile. La mamma qui ha scritto una bellissima lettera ringraziando tutti voi per l'impegno che vi siete presi per aiutare questo bambino John. Il bambino ci ha sostenuto la prima operazione. Dove è stata fatta l'operazione? L'operazione è stata fatta al piede. Prima il bambino non riusciva a stendere il piede, adesso riesce a stenderlo. E poi qui alle gambe, prima il bambino non riusciva a divaricare le gambe, qui. Ah, ok, qui. Adesso il bambino può divaricare le gambe senza dolore. Oggi il bambino dovrà entrare di nuovo in ospedale, dove subirà la seconda operazione, che sarà fatta qui alle ginocchia. Sì, alle ginocchia. Come si dice, il bone? A questa parte. L'osso. L'osso qui del ginocchio. Del ginocchio. Quello che faranno è taglieranno qui sotto. Sì. Taglieranno le tendine qui sotto, in modo che lui possa indirizzare la gamba. La gamba e allungarla. Però questo è il processo che verrà fatto cominciando da oggi. Non sappiamo quanti giorni dovrà giacere in ospedale. La terza operazione dovrà essere fatta qui, ai polsi. Come vedete, il bambino non ha la capacità di stendere la mano perfetta, praticamente gli pende. Ora, il dottore è molto confidente che una volta operato ai polsi, il bambino potrà utilizzare in pieno la mano. Allora, sono tre operazioni. Una è già stata fatta, è stata molto di successo, ai piedi e qui. Il bambino praticamente è normale qui adesso. E domani, questa settimana, tenteranno di operare qui. Il dottore è confidente che 80% lui potrà camminare normale. Dopodiché si aspetta che il bambino cresca un po', così le ossa delle mani potranno essere un pochettino più forti e potranno operare con più successo. Ok, dovrà fare un'altra operazione qui per addrizzare i piedi, vero? Sì. Bon, perfetto. A posto. Lui le spese che abbiamo sostenuto per la prima operazione sono localmente 43.000 pesos filippine. Circa 800 euro. 800 euro. Adesso il bambino oggi entra in ospedale, io dovrò dare ancora un 30.000 pesos. Anche 600. Essere ammesso all'ospedale, perché ci vuole una caparra prima di qualsiasi processo che fanno in ospedale. Vi ringrazio infinitamente a nome loro. La signora non parla italiano, ma se vuole dire qualche parola in inglese, gli farò dire qualche parola in inglese. If you want, you can say what you want for everybody in English. For these friends, I say thank you for supporting, helping you. So all the Italian friends, I would like to say thank you very much for your support. Hope for more support this coming operations, next operation of my son. We're looking forward for more help. Thank you very much. You are the instrument from God to help my son. You are your generosity and kindness will serve as inspiration as we journey towards our life. Thank you. Ok, io do la prima somma dei soldi
per le operazioni. Abbiamo raggiunto già il primo successo di 1.100 euro. Adesso io mi impegnerò per altre somme per continuare a contribuire all'aiuto di questo bambino, perché realmente ne ha bisogno. Io consegno al padre John, anzi ti chiedo gentilmente di contarli. No, se ricordi, potresti che sono di più? No, tu contami, intanto questi sono 1.100 euro, però piacere che davanti a tutti... 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100? 1100, intanto sono 1100, dopo quando speravo abbiamo... che contando li vengono fuori di più. Ah, non abbiamo ancora la bacchetta magica. Ecco, allora io consegno questi soldi a nome loro della famiglia. Veramente questo non sarebbe stato possibile. Operare il bambino senza il vostro intervento finanziario. Ecco, io qua avrò in mano tutte le carte, poi con tutti quelli che sono le operazioni, tutte le spese che sono state sostenute per il bambino. Qui ti do a te. Grazie infinitamente a nome loro, tutti gli amici che hanno contribuito. Questo è il miglior investimento che fate. Ecco. Investite per creare e dare un futuro migliore a queste creature. Ecco, io chiedo solo che tu lo faccia camminare, perché è giusto vedere il bambino come cammina allo stato attuale. Questo siamo un po' di una cosa, sai che questo siamo un po' di una cosa. Ok, a posto, chiudi pure. Parlo di fronte alla faccia. Inna, thank you, Dom. Thank you, Inna. Thank you. Eccoci qua, siamo in ospedale, siamo con la mamma e John, che è stato operato ieri con grande successo. 4 ore, l'operazione allora, è durata 4 ore. Poi, ecco, puoi spiegare intanto tu, John, com'è andata l'operazione, cosa è stato fatto? Praticamente adesso hanno rettificato i piedini. Prima erano curvi, adesso sono drizzati i piedi. L'operazione comprende anche la parte del ginocchio. Hanno aggiustato le tendini dietro il ginocchio. E il gesso ce l'ha fin sopra alla coscia. Ecco, facciamo vedere. Lui è stato operato qua. Il gesso va da qui, okay. A qui sopra. Arriva fin qua, ok, eccolo qua. Okay. Vediamo. Ok, va? Sì, ok. Questa ingessatura durerà da 2-3 settimane, okay. Dopodiché la cambieranno per vedere il processo che ha fatto e sarà reingessato per proteggere quello che deve essere protetto. Ho chiesto al bambino se ha dolori, mi ha detto no, un bel sorriso. Ti smile, Johnny? Johnny? Hello! Hello! Are you happy? Fine, huh? Okay, don't. Oh, happy after operation. Va bene, dai, l'importante è che sia andato tutto bene. Il medico cosa dice? Molto contento dell'esito. L'esito è andato tutto bene, quindi ci saranno buone possibilità che lui, quando finisce tutto questo, che ha finito di avere i gessi, praticamente può avere già la possibilità di stare in piedi, di camminare, di distendere le gambe. Il dottore dice che lui potrà recuperare 80% della normalità. Benissimo, questa e è una bella cosa. Questo è merito vostro, tutti voi che avete aiutato,
qui in Italia finanziariamente, far sì che questo bambino possa avere un futuro migliore. Ecco, quindi questa è la conseguenza di quello che è stato fatto, dell'aiuto che abbiamo dato, io in primis proprio che ho voluto spingere questa cosa, proprio perché questo è l'esito che poi, come ben potete vedere, è quello che è stato fatto. Quindi io faccio un grazie principalmente a Padre Gio, che mi ha dato la grande possibilità di conoscere queste persone, al bambino Gio, hello Gio, la mamma, ecco, e non so la signora qui chi sia, parente, sarà una parente? Oh, mamma? Ah. È la mamma sua, ah. La nonna? È la nonna, hi, ecco. Quanta siano? Ok, Gio. Fidai dai, mamma. 15? Molto bene, dai. Bella soddisfazione questa qua di avere il bambino, che l'hanno operato mentre ero qui, proprio era stato organizzato il tutto in maniera tale che fosse tutto quanto a posto. Bene, grazie di cuore.